Bentrovati. Oggi in questo breve tutorial andremo a vedere la lavorazione del punto strega nella forma triangolare. Sul canale trovate già la lavorazione in linea, lo trovate come punto strega, punto Solomon o Love Knot, nodo d'amore. La lavorazione del punto è la stessa, si lavora su un multiplo di 2, cambia soltanto la partenza e l'inizio e la fine di ogni riga di lavorazione. Per la parte centrale la lavorazione è quella in linea che già trovate sul canale. Ve lo faccio vedere in modo pratico. Si parte dal punto iniziale che è composto da 4 asole allungate, quindi rispettando il multiplo andiamo a lavorare le 4 asole di avvio per il primo punto. Nodino, una catenella, vado nella prima catenella e chiudo il primo punto basso e partiamo. Prima asola, l'altezza la decidete voi in base alle vostre esigenze. Seconda asola, terza, e quarta. E abbiamo gli occhiali necessari per il primo punto di partenza, che sarà anche la punta del triangolo. Quindi andiamo a chiudere ad anello le nostre 4 asole allungate sulla prima maglia bassa di lavorazione. Entriamo, estraiamo e chiudiamo la nostra maglia bassa. E da qui parte tutta la nostra lavorazione. Vedete che il punto chiuso ha la forma di un rombo. Ogni punto è sempre formato da 4 asole. Vi faccio vedere come lavorare il punto iniziale e il punto finale. Per la parte centrale vige la regola della lavorazione in linea. Se avete poca dimestichezza, andatevi a riguardare un pochino il tutorial che è già online per fare un poco di esercizio e prendere dimestichezza con la lavorazione. Nella lavorazione a triangolo il lavoro viene girato in continuazione. Partiamo per il primo punto della seconda riga. Vi ricordo che dalla terza riga in poi, in ogni riga andremo ad aumentare di un punto nella parte centrale. Quindi primo punto di partenza, nella seconda riga avremo 2 punti soltanto, quello iniziale e quello finale. Sia per il punto di inizio riga che per il punto di fine riga andremo a lavorare 3 asole e quella sarà la costante per tutta l'altezza della vostra lavorazione. Mentre per i punti centrali in linea andremo a lavorare 2 occhielli per tanti punti quanti ne abbiamo nella parte centrale. Andiamo a lavorare il primo punto della seconda riga e lo facciamo con 3 asole. 1, 2, 3. Queste 3 asole le andiamo a chiudere su se stesse come abbiamo fatto per il primo punto iniziale e lo facciamo in questo modo, andando a chiudere sulla maglia bassa del primo occhiello del punto sottostante, che è anche il quarto occhiello di questo punto, vedete? E abbiamo il nostro primo punto.
Andiamo a lavorare adesso il punto finale e lo facciamo con tre occhielli. Uno, due e tre. E anche questo punto lo andiamo a chiudere su se stesso e lo facciamo sulla seconda asola, che è anche l'ultima del punto sottostante. Ecco qui, andiamo nella maglia bassa e chiudiamo il punto di fine riga, mettendo nell'ordine giusto, nel verso giusto, il lavoro che stiamo facendo. Vedete che già inizia ad assumere la forma di triangolo. Per non sbagliare, voi tenete sempre da conto la codina, che è quella del punto iniziale. Vi faccio notare anche che chiudendo su se stesso il punto di chiusura a giro, noi ci ritroviamo sotto il giro stesso. Quindi per ricominciare il terzo noi dobbiamo risalire e lo facciamo lavorando un occhiello parallelo a questo primo occhiello. Vi faccio vedere, prendo il lavoro, lo volto, vado nell'occhiello di chiusura dell'ultimo punto di questo giro, faccio un occhiello che chiameremo occhiello di assestamento per risalire nel punto giusto dal quale ricominciare, lavoriamo l'occhiello normalmente, lo portiamo parallelo a questo che abbiamo appena sopra il punto di chiusura, entriamo nella maglia bassa e lo andiamo a chiudere con un punto basso, vedete? E siamo all'altezza giusta dal quale ripartiamo per il terzo giro. Il terzo giro è quello di ripetizione per tutta l'altezza della vostra lavorazione. Cambia soltanto la lavorazione dei punti centrali. Per il punto iniziale e il punto finale è la lavorazione è quella che vi ho fatto vedere adesso, ossia con i tre occhielli. Andiamo a lavorare il punto iniziale, primo occhiello, secondo occhiello, terzo occhiello e andiamo a chiudere il primo punto su se stesso. Fate attenzione a non tenere nel verso giusto il lavoro, prendete come punto di riferimento sempre la codina. Quindi fatti i tre occhielli per il primo punto iniziale, lo andiamo a chiudere su se stesso saltando il primo occhiello della riga, andiamo nella maglia bassa e chiudiamo il punto iniziale, vedete? E abbiamo sempre i nostri quattro occhielli. Per il punto centrale, due occhielli li abbiamo e sono questi del giro sottostante, andiamo a lavorare i due occhielli mancanti, uno e due. Saltiamo i due occhielli nella parte centrale, andiamo sulla maglia bassa e chiudiamo il nostro punto in lavorazione, che è anche l'unico punto centrale di questo rigo. Adesso andiamo a lavorare il punto di fine riga e lo facciamo con tre occhielli. Uno, due e tre. E chiudiamo anche questo punto su se stesso, andando verso il basso, il quarto occhiello vedete che lo abbiamo qua, andiamo nella maglia bassa e chiudiamo il punto. E abbiamo terminato il terzo rigo, vedete? Adesso, per ricominciare
con il quarto rigo andiamo a fare il nostro occhiello di assestamento e lo chiudiamo su questa maglia bassa. Quindi voltiamo il lavoro, riprendiamo la solina. Vedete che io ho sempre la godina verso il basso per non far girare il lavoro e avere il verso sbagliato. Andiamo a fare l'occhiello di assestamento, quello parallelo al punto in cui dovremo iniziare la nuova lavorazione. Lo portiamo verso l'alto, andiamo nella maglia bassa e chiudiamo il punto. Vedete che è un poco più cicciotto, ma si integra benissimo con il punto di lavorazione. E da qui ripartiremo con il quarto giro, lavorando i tre occhielli per il punto iniziale, due occhielli per i punti centrali, tre occhielli per il punto finale. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Mi trovate anche sui vari social, una pagina Facebook con lo stesso nome, Pinterest e Instagram. Se poi avete piacere, vi aspetto nel gruppo Facebook Uncinetti e Fili Colorati Aula Virtuale 2.0. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video. A presto!